fermo, figlio di puttana! Sai cos'è questa? Scorpion Smith & Wesson. Lo strumento di distruzione più preciso e devastante che l'uomo abbia mai costruito. Questa non è una pistola, è una filosofia di vita. Adesso dimmi, cosa si prova ad avere sotto al naso uno strumento così puro? Cosa si prova ad annusare la perfezione? A dire il vero sento un cattivo odore di merda. Sì, è proprio merda. Ci ho passato il grasso stamani. Magari non era grasso. Ti assicuro che era grasso. Ricorriamo a un ragionamento per analogia. La merda non è la perfezione. Sono d'accordo. Il grasso che ha usato è simile alla merda, quindi... Quindi? Il grasso e la pistola con questo cosparsa non è la perfezione. Non mi convince. Qui la proposizione minore esprime un rapporto di somiglianza e non di identità come nella formula del sillogismo. E non posso darti torto. Il ragionamento analogico solo apparentemente si presenta come un sillogismo, ma in esso si cela il vizio della quaternio terminorum. Quaternio terminorum? Sì, i termini sono in apparenza sono tre come nel sillogismo, in realtà però sono quattro. Ovvero? Non merda, grasso, perfezione, ma merda, grasso, perfezione e cattivo odore, che ne rappresenta la somiglianza rilevante. Quindi la mia pistola? No, non è la perfezione. Vedo che sei un tipo sveglio. Quindi? Ti lascerò andare. E? E ti darò $20. 30? 25 più il distintivo. Cazzo, sei veramente un duro a dirti Bruno. Puoi dirlo forte.